Buonasera, bentornati a Controcorrente. Buonasera Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Intanto le chiedo se sulla questione, su queste due questioni, ma il reddito in particolar modo, se voi state soffiando sul fuoco, come diceva la ministra Calderone, aumentando anche la percezione di dissenso. Sul fuoco soffia la ministra Calderone quando manda un messaggio a 158.000 persone che ricevono dall'INPS la comunicazione, tra l'altro molto formalmente scritta malissimo, verrete forse presi in carico dagli assistenti sociali. Questo è soffiare sul fuoco. Noi stiamo soltanto dicendo che questo governo ha fatto i disastri rispetto a chi ha meno. Volevo peraltro replicare ad alcuni dati, a alcune narrazioni che anche il presidente Zaia ha avuto prima nell'intervista. Sembra che ci sia un mare di truffe nel reddito di cittadinanza. 500 milioni su 31 miliardi di spesa rappresentano un 1,6%. Certo, se non ci fossero state sarebbe stato meglio. Ricordo che quasi 2 milioni sono le domande che sono state rifiutate prima di avere il reddito o respinte dopo che sono state presentate. Ricordo che sulla NASPI, ad esempio, le truffe accertate sono del 4% dell'importo della NASPI e sulle pensioni di invalidità è il 6% le truffe. Ora, non credo che nessuno si sognerà mai di togliere le pensioni di invalidità perché c'è il 6% delle truffe. Il fatto che ci siano persone che stanno sul divano senza fare niente, perché prendono 700-800 euro, diceva Zaia, l'importo medio del reddito di cittadinanza è circa 480 euro, non credo che nessuno nella propria vita ambisca a vivere per sempre con 480 euro al mese e che possa permettersi di farlo. E credo che dire che per colpa del reddito di cittadinanza la gente non va a lavorare, non ci sono gli stagionali, eccetera, è smentito dai dati, perché nel 2018, prima che ci fosse il reddito di cittadinanza, erano circa 600.000, se non ricordo male, i contratti stagionali sottoscritti in quella stagione. Nel 2022, invalidità del reddito di cittadinanza, più di 1 milione di contratti stagionali. Quindi dire che i ristoratori triestini, dove ci sono 200 famiglie che vivono con il reddito di cittadinanza, non trovano lavoratori perché c'è il reddito, è una buffonata assoluta. Io credo che il tema della povertà sia un tema serio, che la parte delle politiche attive del lavoro andava implementata, modificata, accompagnata. C'è una responsabilità delle regioni mostruosa sulle politiche attive del lavoro. Potevano assumere 10.000 persone. Chiaro, però nelle regioni non possiamo rifare la storia del reddito, però aspetti Patuanelli. Credo che sia evidente che era uno strumento che poteva essere potenziato sulle politiche attive del lavoro, invece hanno tolto la parte che funzionava, che era quella di accompagnamento al reddito. E non hanno sostituito le politiche attive del lavoro. Solo una domanda, perché la narrazione di questo governo è: chi non può lavorare ha un sussidio, chi può lavorare non ha nulla, deve trovarsi un lavoro. Il discrimine è avere un disabile o un disabile in casa o un under 18 o un over 60. Quindi in un nucleo familiare in cui c'è una di queste categorie si dice che non può trovare un lavoro e quindi ha il sussidio. Un 59enne single che non ha famiglia, che ha fatto le edile per tutta la sua vita e che, visto che hanno distrutto il superbonus, ha perso il suo lavoro e non lo trova. Ma io voglio capire come vive. No, avete distrutto io voglio capire l'edilizia. Come vive. Ma avete quello promesso è occupabile cose o non occupabile? Oggi l'occupazione sta crescendo. È occupabile la vostra politica? Sentiamo come l'industria ascolta il momento del paese. Prima di sentire anche quando dice che state sentire anche Carlo Cottarelli, che dice. È il paese europeo in cui i salari aumentano meno e sono 8 punti base sotto l'inflazione. Quindi non si può dire che è aumentato il potere d'acquisto di quei salari, anzi è diminuito. Allora, io devo dare la pubblicità, lì ci sorride, quindi non si arrabbierà con me il sindaco. Vado da lui subito dopo, appena rientro dalla pubblicità. Riteniamo che si possa arrivare a questi obiettivi non domani, ma in un tempo compatibile con le necessità che i cambiamenti climatici mostrano. È chiaro che comunque l'effetto di quello che facciamo oggi ci sarà tra tanto tempo e per questo il paragone con i paesi che oggi producono di più dal punto di vista dell'inquinamento non va fatto, perché le condizioni di oggi sono figlie di quello che abbiamo fatto noi come mondo occidentale dagli anni 60 in poi, e gli altri paesi stanno inquinando oggi, certo è vero, ma siamo noi i primi che dobbiamo invece invertire la rotta, perché il ragionamento di Gasparri è sostanzialmente siccome vedo un sacco di cartacce per terra, butto anch'io la mia cartaccia, perché tanto se non lo fanno tutti, raccolgo la cartaccia. Io invece credo, ma se gli altri 10 credo, non la raccolgono, e io continuo a raccogliere, ho levato una cartaccia e provo a raccogliere anche per gli altri. Il tema è che invece la sensazione che ho è che questo governo, che si basa sulle prime parole del Presidente del Consiglio, non
non disturberemo chi vuole fare, lasceremo fare chi vuole fare, è proprio quello di non cambiare il paradigma produttivo, perché cambiare quel paradigma significa comunque andare a toccare degli interessi anche delle nostre partecipate di Stato che vivono con... Quindi dobbiamo paralizzare chi intraprende. Non dobbiamo paralizzare, dobbiamo guidare, fermiamo la transizione, il mandiamo cambiamento, un navigator, va guidato attraverso degli incentivi, attraverso i sussidi, come abbiamo provato a fare noi sull'elettrico, perché parlare di biocarburante significa che Zaia domani ti viene a dire: guarda che per mandare a biocarburante le mie macchine del parco macchine del Veneto non posso più produrre prosecco, perché ho bisogno del doppio della Saudi ogni oggi cosa va equilibrata. Infatti va bisogna equilibrata. Trovare la soluzione. Io sono per la neutralità tecnologica, bisogna raggiungere l'obiettivo attraverso un insieme di tecnologie, certo. Ma oggi quando sento parlare del grande piano dell'indipendenza energetica che citava anche Specchia prima rispetto agli interessi di questo governo, vedo nel Repower EU invece un utilizzo per far diventare il nostro paese un hub energetico, che non è un'indipendenza energetica, significa che noi faremo produrre in Africa energia da fonte rinnovabile e la trasporteremo nel resto dell'Europa. Non saremo indipendenti perché avremo comunque una dipendenza da quei paesi. Invece il nostro paese può essere il nucleare di quarta generazione che non esiste ancora, su cui io ho messo 400 milioni di euro per fare ricerca e sviluppo da ministro economico, perché credo che si debba provare a capire che cos'è quella possibilità del nucleare pulito, che significa però capire quanto scorie fa e quanto costa un terawatt, perché ad oggi questi dati non ci sono. Io dico che in questo momento bisogna anche proteggerci dal cambiamento climatico e dagli effetti, e vedo invece tra i 16 miliardi di opere del PNRR che sono state stralciate tutti gli interventi sul dissesto idrogeologico. Differite e questo in un altro modo. Sarà differito, però io per non essere credo... Lei vuole vedere prima come c'erano i progetti? Non credo. Voglio fermatevi però, perché c'è un'altra questione. Voi invece sareste quelli più libertini, ma guardi lei come è vestito stasera. Quali libertini, Patuanelli? Mi rifiuto di commentare una roba del genere. Ma la deve commentare su tutti i giornali, ne parlate, ci fate i dibattiti. Ma pazienza. Pazienza, io non. Noi ci adeguiamo a quello che fate voi. I problemi del paese sono leggermente diversi. Rimandiamo la discussione sul salario minimo, si può essere d'accordo come noi o contrari come Gasparri, va benissimo. Proponiamo un'altra via per aumentare la distribuzione. Io sto dicendo, volete parlare da settembre però, no? Ma ne possiamo parlare pure stasera. Stasera ne possiamo parlare in Parlamento, però non se ne può parlare fino a settembre, probabilmente poi se ne parlerà nella legge di bilancio. Quindi credo che questi siano i temi che interessano, un po' di più. Il cuneo fiscale. È una cosa completamente diversa fare quel cuneo fiscale invece a fissare una legge. Un valore minimo per legge del salario, ma non voglio iniziare adesso questo dibattito. Per quanto riguarda la questione degli stipendi, potevano adeguare invece che quelli della Camera al Senato, quelli del Senato alla Camera, così eravamo tutti uguali e magari avevamo degli stipendi comunque non so 4.700. Più in linea con le difficoltà del paese. Non so 4.700. Ma Ricci, chi è che vuole abbassare il livello del dress code? Chi è che vuole farvi vestire tutti così? Quindi non abbiamo capito chi è che voleva cambiare i look, non si sa, non eravate voi dei 5 Stelle che avete detto andiamo più leggeri? Non credo proprio. C'era Paragone l'altra sera, diceva per esempio se io potessi non mettermi la cravatta al Senato risparmieremmo sull'aria condizionata perché avrei meno caldo. Comunque noi siamo arrivati in conclusione. Io ho tante cravatte, le voglio usare, sennò che ci faccio? Gasparri le vuole usare, questa storia del dress code a loro non interessa, se non interessa a loro come si vestono, figuratevi a noi. Allora io ringrazio Carlo Cottarelli, grazie a Stefano Patuanelli, Maurizio Gasparri, grazie a Matteo Ricci, grazie a Francesco Specchia, grazie a voi che siete stati con noi e noi ci vediamo sempre qui domani sera in diretta con Controcorrente. Buona serata a tutti.